una relazione di Alessandro Gallicchio, che è abbastanza curioso che voi vedete Alessandro Gallicchio, che ha presentato me, che mi ha citato, ma io sfruttando le informazioni che ci sono state date, brevemente ricordo che membro del Conferenza di Storia dell'Arte Contemporanea alla Sorbona, ricercatore al Sondheim Scherstel del CNRS, che si occupa di studi sui rapporti tra arte, architettura e spazio urbano nei Balcani e nel Mediterraneo. A questo proposito ricordo il libro pubblicato con Pierre Saint-Hilaire, Monumenti e Movimenti, artisti e ricercatori di fronte alle monumentalizzazioni contemporanee, ed è naturalmente una presentazione sommaria delle sue attività. La relazione di oggi si intitola Propaganda coloniale e romanità balcanica, il padiglione dell'Albania nella civiltà mediterranea, e quindi ci introduce proprio nelle questioni che la domanda di prima aveva ora sollevato. Prego Alessandro, grazie mille. Inaugurata dunque il 9 maggio, come abbiamo già detto e ripetuto, 1940, però aggiungiamo che inaugurata da Vittorio Emanuele III, che era re d'Italia, re d'Albania e imperatore d'Etiopia a questa data, la prima mostra triennale delle terre italiane in oltremare rappresenta per Vincenzo Tecchio, che era un po' l'organizzatore dell'evento, cito, e lo possiamo leggere insieme, la visione organica e sintetico panorama dei moderni nostri italiani possedimenti imperiali che il regime, in maniera minuscola, ha affidato alla operosità oltremarina delle generazioni di Mussolini. Dunque ci sono le isole italiane del Egeo, la Libia, l'Africa orientale italiana. Oggi per noi non più colonie, cioè zone di sfruttamento, alla maniera del colonialismo capitalista degli imperi cosiddetti veneranti, naturalmente la terza idea mussoliniana è già in queste frasi, ma parti vive e giovani della nazione e sul suo stesso piano le membri diretti della penisola proiettati sugli oceani terre italiane d'oltremare. E quando vediamo anche questa immagine in fianco possiamo naturalmente capire la retorica di questi anni. La mostra, permettetemi di utilizzare la mostra per non dire ogni volta la mostra che mare delle terre italiane d'oltremare, è dunque pensata e progettata a partire da una struttura che era ideologica, semantica, cognitiva e topologica, che intende dunque vantare i legami che uniscono Napoli e Roma, ma soprattutto la storia delle attività marittime, commerciali, espansionistiche, soprattutto imperiali, della città partenopea all'idealizzato splendore di questa grande Roma antica. Quindi negli anni 30 Benito Mussolini tenta infatti di ispirare una sorta di sentimento di unità nazionale insistendo su questo mito, che è un mito della romanità, che avrebbe dunque rappresentato l'anima vittoriosa del popolo fascista, dunque del popolo italiano. Il regime forgia così l'illusione di uno spirito nazionale oppure di uno spirito popolare, il famoso Volksgeist, capace di imporre un processo di uniformizzazione delle masse a partire da un immaginario che è prettamente culturale, ovvero una storia gloriosa delle origini italiane. Non è un caso dunque che la mostra venga inaugurata proprio il 9 maggio, data importantissima per questi primi anni che seguono la proclamazione dell'impero avvenuta, lo ricordo, nel 1936 con la missione dell'Etiopia. È dunque in tale contesto geopolitico che l'Albania, occupata dai fascisti nel 1939, inizia ad assumere un ruolo centrale all'interno di questo dispositivo propagandistico e ideologico proposto dal colonialismo fascista e tradotto naturalmente da questi padiglioni che abbiamo visto prima dalla mostra fuorivolta. Dunque Napoli, l'abbiamo detto, eletta dal regime nuova indigolita capitale del sud, luogo ideale per accogliere la glorificazione delle mire imperiali di Mussolini, dove del Mare Nostrum, perché il Mediterraneo era inteso a questa data in definitiva come un grande lago italiano da conquistare. La città di Napoli è vanta tuttavia delle caratteristiche urbane che trovo abbastanza interessanti, e evidenziato tra l'altro da grandi intellettuali europei del periodo delle guerre, quali Walter Benjamin e Asa Placis,
nel loro saggio intitolato Celebre, Nata Vigorosa. E in questo saggio i due autori insistono sul fatto che a Napoli vi sia un'ibridazione tra spazio pubblico e spazio privato e che ciò venga positivo aspetti che in altre situazioni geografiche e urbane potrebbero rivelarsi come squalificanti. E si pensi ad esempio alla permeabilità dei quartieri e soprattutto alla questa vantata modernità che però è in dialogo perpetuo con l'arcaico. Vincenzo Tecchio, ma anche alcuni architetti all'origine di questo progetto monumentale, quali Marcello Canino e Luigi Piccinato, erano convinti del carattere italiano e mediterraneo di Napoli ed erano pronti in realtà a perseguire degli sforzi propagandistici che erano già stati inaugurati, per ad esempio, dalla prima mostra internazionale d'arte coloniale di Roma del 1931 e dalla seconda mostra internazionale d'arte coloniale di Napoli nel 1934. Entrambe con delle caratteristiche abbastanza interessanti perché erano, come possiamo leggere nei titoli, abbastanza inclini alla promozione di sezioni interamente dedicate a quella che venne definita all'epoca l'arte coloniale. L'edizione del 1940 è però più ambiziosa, come potete vederlo da questa camminettina, in quanto il contesto imperialista vanta un numero importante di colonie italiane, l'Eritrea, la Somalia, la Libia, l'Etiopia e le isole del Dodecanesimo. E l'abbiamo già visto con il collega in tutto i differenti settori, quindi c'è il settore storico, il settore geografico, il settore di produzione e poi il nuovo settore dove c'erano mostre varie, teatro e attrazioni. La presenza dunque di padiglioni africani, del cosiddetto padiglione Rodi, ha una legittimità giuridica che è indiscussa. L'Albania però rappresenta un caso più delicato. E il Corriere Diplomatico evoca in realtà tutte le difficoltà riscontrate nel voler includere questo paese all'interno di una mostra coloniale. Quindi cito questo articolo, l'Albania alla Triennale d'Oltremare, pubblicato il 9 maggio 40 stesso dal Corriere Diplomatico: un rigorismo giuridico avrebbe in vero esclusa la terra albanese da una mostra che si intitola Alle terre d'oltremare. L'Albania non è terra italiana, è solo oltremare, qualifica abbastanza generica. Tuttavia, e qui giustifichiamo la fammissione, essa non poteva rimanere fuori da una rassegna mediterranea senza crimine di lesa geografia. Nella sua storia, il suo passato di gloria potevano d'altronde permetterle una partecipazione da pendice a titolo di curiosità. Dunque è chiaro che l'Albania, invasa nell'aprile del 1939 e trasformata in solo protettorato, pone numerosi problemi non solo giuridici ma anche politici. Dunque le ragioni che possono giustificarne la presenza alla mostra di Napoli sono di ordine, ancora una volta, prettamente culturale. E questo aspetto costituisce un precedente che è abbastanza interessante. Il suo passato, tra virgolette, romano, la sua posizione geografica a 71 km dalle coste italiane e, ancora una volta, i beni archeologici avrebbero dovuto convincere il pubblico napoletano e, in generale, il pubblico italiano del legame indissolubile che lega i fratelli albanesi al popolo italiano da secoli. Integrando dunque queste terre al progetto fascista, il regime pretende liberarle dalla monarchia del Re Zorro, che finanza, per poi restituirle alla gloria del loro passato mediterraneo, romano, dunque, secondo i fascisti, italiano. Il padiglione, l'Albania nella civiltà mediterranea, il titolo deceduto, non siamo nel padiglione Albania, ma siamo nel padiglione all'Albania nella civiltà mediterranea, è stato progettato da Gerardo Bosio e da Niccolò Verardi, attivi in questi stessi anni in Etiopia, nel Dodecaneso e soprattutto in Albania, dove stavano realizzando un progetto ambizioso che era la costruzione di tutti gli edifici
del viale dell'impero a Tirana, che è ancora la nuova capitale di questo paese. Quindi la dimensione ideologica del progetto napoletano si manifesta in un dialogo complesso tra razionalismo e forme accademiche e soprattutto nella ricerca di una sorta di sintesi formale dove il passato si misura sempre tra la sintassi monumentale del presente. Ma va detto che gli architetti sviluppano in realtà un progetto, una sorta di prototipo di questo padiglione a Bari, alla Fiera del Levante, già nel 1939. Dunque, convinti, e qui rispondo alla tua domanda, di proporre una soluzione ibrida tra tradizioni architettoniche albanese e italiana, si ispirano alle forme abbastanza ermetiche della culla, che è una fortezza medievale, per costruire una struttura monumentale con una facciata, come potete vedere qui, lineare, ritmata da questo binario. All'epoca la critica ha sottolineato la chiarezza e la funzionalità di questo padiglione, nonché le sue proporzioni abbastanza simmetriche. Inoltre il tufo delle pareti, il marmo delle colonne confermano quel famoso carattere identitario dei materiali, simboli della tanto celebrata italianità. Quindi l'architettura è più utilizzata a fini propagandistici in quanto esempio perfetto di una sorta di continuità tra l'Albania dell'epoca romana e l'Albania occupata dai fascisti. Quindi nella guida ufficiale si può leggere, cito: l'Albania è dunque presente nella sua storia di pace romana, di furiose lotte nelle quali, in difesa della romanità contro un'ondata asiatica, provò col sangue la sua appartenenza alla civiltà nata da Roma, presente nel lungo travaglio dell'ultimo mezzo secolo per la ricerca di se stessa e della sua ragione d'essere, ricerca vana finché Roma non ebbe provato al mondo di essere risorta grazie ai fascisti. Infine, nella fede attuale che ha fatto della terra albanese un cantiere e una palestra del nuovo spirito italiano. All'interno delle mura di questo massiccio edificio si dispiegava in realtà un programma ideologico e iconografico di stampo prettamente coloniale elaborato da Zenone Bellini, l'allora sottosegretario di Stato per gli affari albanesi presso il Ministero degli Affari Esteri. Quindi gli elementi visivi, e parlo di dipinti e fotografie, esemplificativi, materiali e oggetti, e dimostrativi soprattutto delle statistiche, erano stati infatti raccolti da Bellini stesso in degli appunti per l'allestimento del padiglione Albania alla mostra triennale delle terre d'oltremare. Documento che mi ha permesso di rivelare l'importanza e la precisione della committenza. Quindi gli artisti non erano dunque liberi di interpretare i temi attribuiti, ma al contrario dovevano seguire alla lettera le istruzioni impartite dal Ministero stesso. Non sembra dunque azzardato un paragone con la mostra della rivoluzione fascista del 1932, nella quale vi erano per ogni sala, come diceva il collega, un ordinatore, un progettista e un allestitore. A Napoli, per il padiglione Albania, l'ordinatore era Bellini, quindi sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri. I progettisti erano Bosio e Beraldi, quindi i due architetti, e l'allestitore era Mario Romoli, un artista che ha partecipato anche all'interno del padiglione. Non posso purtroppo, perché non abbiamo tempo, dilungarmi troppo sui rapporti tra arte e fascismo in questo periodo, ma va sottolineato comunque che Mussolini e il ministro dell'Educazione Nazionale Giuseppe Bottai avevano sottolineato che un attivo corporativismo artistico nella politica di Stato avrebbe saputo orientare stilisticamente i nuovi interpreti del fascismo, dunque i nuovi artisti di Stato. Il gruppo di artisti attivo nel padiglione albanese è composto principalmente da fiorentini, tutti scelti da Romano Romanelli, che si occupava insieme al sottosegretario Bellini dell'organizzazione artistica dell'evento. Romanelli è, tra l'altro, forse conoscete questa scultura, lo scultore della statua monumentale di Giorgio Castriota Skanderbeg, che è un po' l'eroe nazionale albanese.
Una prima versione era stata inaugurata all'entrata del padiglione Albania della Fiera del Levante di Bari nel 39, l'immagine adesso a sinistra, un'altra prevista per il padiglione Albania qui a Napoli e infine un ultimo esemplare destinato a Piazza Albania a Roma, dove si trova tuttora questa è un'immagine che ho realizzato io stesso. Dunque, per accentuare un po' questo effetto chiaroscuro dell'imponente loggiato del padiglione, Romanelli, quindi lo scrittore, e presso il Ministero degli Affari Esteri, aveva chiesto a un amico, un conoscente di Romano Innocenti, di scolpire in realtà un bassorilievo dedicato alla celebrazione romana del successo navale di Gneo Fulvio. Gneo Fulvio aveva in effetti vinto gli Illiri, antenati del popolo albanese, inaugurando quella che negli anni 30 viene definita la romanizzazione, tra virgolette, transadriatica. Per i fascisti, dunque, questa vittoria corrisponderebbe alla nascita dell'imperialismo italiano in questa regione. Ma perché allora uno scultore come Innocenti, di certo non incline a fermentazioni fasciste, aveva deciso di realizzare una tale opera? Come in moltissimi casi, non solo all'interno della Triennale di Tremari, ma in tanti altri edifici, l'artista aveva colto qui l'occasione di misurarsi all'opera monumentale, cedendo in realtà alle richieste di regime e rendendo la lettura retrospettiva di questi percorsi artistici tuttora molto complessa, ma questo penso che sia un'altra questione. Nei corpi delle donne e dei bambini ritroviamo quegli accenti solenni e idealizzati, tipici di quello che è stato definito il Movimento Novecento, mentre per temi quali la glorificazione di Roma, del Mar Mediterraneo, ancora di Apollonia, città in Albania, si notano in realtà delle difficoltà riscontrate da uno scultore che non è a suo agio con superfici così imponenti. Quindi sono invece più proporzionate le quattro aquile in gesso che dominano le estremità superiori del padiglione all'esterno e che rappresentano da un lato l'imperialismo italiano e dall'altro l'aquila a due teste albanese. Il discorso sull'Albania romana si sviluppa anche all'interno del padiglione, al quale si accede varcando un'entrata ritmata da bandiere italiane e albanesi e sempre presidiata dalla milizia fascista albanese. Il grande atrio e il salone centrale, che è impreziosito da 180 lacunari di Murano, è ampiamente decorato con statue antiche provenienti dagli scavi di Trinto, una zona archeologica molto importante in Albania, soprattutto nell'Albania meridionale, collocate davanti a pareti rivestite dal marmo delle Alpi Romane. Secondo gli organizzatori, tali presenze avrebbero permesso, un po' come il padiglione Rodi, di verificare le origini romane di questo popolo e nell'esporre i reperti archeologici albanesi viene fatto naturalmente l'elogio di Luigi Maria Ugolini, che aveva guidato la campagna di scavi insistendo su cosa? Sulla retorica dell'italiano esploratore. Al centro della sala al piano terra vi era anche un plastico di Tirana che rende conto un po' degli sforzi fascisti dell'architetto Bosio. Quindi nel confrontare il plastico al padiglione napoletano ci si rende immediatamente conto della coerenza stilistica espressa dai diversi edifici. Il programma dunque museografico ideato dal Ministero degli Affari Esteri illustra palesemente la fierezza di un popolo che getta le basi di una nuova era coloniale, insistendo su una presunta continuità storica, di cui i due monumentali dipinti posizionati alle due sommità di questi scaloni che ora vi mostrerò sono una prova certa. A sinistra, dunque, Primo Conti ha realizzato un dipinto intitolato L'Albania Romana. Zenone Bellini lo aveva esortato a dipingere, Zenone Bellini, sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri, l'aveva esortato a dipingere una scena che rappresenti le origini romane di questo popolo e dunque sullo sfondo di un paesaggio che è fertile e fecondo, l'artista fa dialogare tre gruppi di persone che incarnano questo antico Eden romano in Albania.
Sulla sinistra, in fianco a una colonna sormontata da una statuetta di Mercurio, si possono osservare dei coloni al mercato, che è un po' simbolo dell'abbondanza. Sulla destra, invece, è rappresentata una scena di giustizia, nello specifico la Aes Libra del diritto civile romano, che insiste sulla dimensione solenne e drammatica dell'ordine giuridico. Vediamo il giudice seduto in mezzo alle due parti, naturalmente decolonizzati, che è un po' il garante dello stricto ius. E infine, sull'estremità a destra, Titus Pomponius Atticus, che possedeva all'epoca dell'imperio arbitrito, che discute, cito, amabilmente con un vir consularis e un magister epitum, suoi ospiti, di passaggio verso la lontana provincia romana. Quindi, il contesto rurale nel quale sono animate tali scene, cioè l'Indiache, è attraversato infine sullo sfondo dalla Via Inazia, che è un asse balcanico molto importante per tempo. Di fronte invece troviamo un altro dipinto ad opera di Gianni Vannetti, intitolato La Gallina Fascista, al centro della quale spicca una delle figure allegoriche più in voga all'epoca. Si tratta della madre patria albanese. L'artista, come Conti, applica anche lui le direttive del ministero, che gli suggerisce di rappresentare il dinamismo albanese all'epoca dell'occupazione fascista. Vannetti esegue allora diligentemente schiere di cantini urbani, di minatori e di campi coltivati. Tali iconografie riprendono le letture propagandistiche semplici e abbastanza dirette, che tentano soprattutto di porre l'accento sulla forza dell'italianità, allo stesso tempo guerriera, industriale e agricola. Come è possibile osservare da questa immagine, anche in questo caso siamo di fronte a un'opera dogmatica e stilisticamente debitrice degli insegnamenti impartiti dal potere dominante, che rinuncia in un certo qual modo a qualsiasi forma di sperimentalismo. Tale dipinto è però il punto di partenza di un percorso dimostrativo pensato per una delle due gallerie al primo piano, organizzato in sette vetrine tematiche, accompagnate da dipinti di Mario Romoli e da fotografie di Giuseppe Massani. Le vetrine cosa raccoglievano? In realtà raccoglievano le prove dei cantieri italiani in Albania ed elencavano tutte le risorse naturali presenti nel territorio. Vengono dunque narrate le attività della Banca Nazionale Albanese, della Società per lo Sviluppo Economico dell'Albania, che ha finanziato tutto l'asse principale di Tirana, le infrastrutture, le risorse minerarie e tutti i dati economici su foreste e agricoltura. Nell'altra galleria di fronte, che era invece dedicata alla vita mediterranea dell'Albania, si potevano invece osservare i documenti sugli scavi archeologici, della documentazione sul periodo medievale, un modello di cocca veneziana che è un po' simbolo del potere esercitato da Venezia in Albania, degli oggetti appartenenti a Skanderbeg, l'ero nazionale come la scultura di Domenelli, e poi costumi albanesi, la corona di Vittorio Emanuele III e altre prove dei successi fascisti. Mario Romoli, artista fiorentino, era stato invece incaricato di rappresentare gli episodi storici più significativi del nuovo romanzo nazionale e fascista dell'Albania. Uno stile quasi moralista, per riprendere un po' i dogmi accademici e tradizionalisti di Mario Sironi, a questa data che dedico interamente all'operario fascista, Romoli esegue una serie di dipinti illustrativi molto statici e prettamente propagandistici. Basti pensare a questo esempio dell'immagine al centro della mia slide, che trovo abbastanza interessante, perché se ci soffermiamo un attimo a osservare la scena dipinta, è molto semplice riconoscere una delle realizzazioni delle coloniali più imponenti a Tirana. Si tratta infatti della Casa del Fascio, che esiste tuttora alla fine del viale dell'Impero e che è sempre opera dell'architetto Gerardo Bosio. Questo edificio è tra l'altro rappresentato nel plastico al centro del salone centrale del padiglione e riprende il bugnato di quest'ultimo, nonché tutte le citazioni della famosa culla albanese. Quindi la precisione dei dettagli
è di certo dovuta alle immagini fotografiche che gli erano state fornite dal Ministero degli Affari Esteri, che in queste date non visionava in termini di documentazione dei cantieri albanesi. Dunque la collaborazione degli artisti alla fabbrica del consenso che Emilio Gentile definisce con precisione una sorta di religione civile è evidente, ma come lo ribadisce allora lo Scimitano nel suo libro dedicato alle esposizioni coloniali a Roma, o Carmen Belmonte nella sua tesi pubblicata con il titolo Arte e colonialismo in Italia, oggetti, immagini e migrazioni, la questione del ruolo degli artisti nell'elaborazione di una nozione d'arte coloniale resta tutt'oggi un tema molto sensibile. Quindi, nonostante la pubblicazione di un numero importante di saggi che cercano un po' di sviscerare la complessità di tale dibattito, Dominique Jarassé ricorda che dovremmo innanzitutto riconsiderare le categorie binarie e le scale di valore imposte da visioni artistiche ancora troppo debitrici di teorie razziali. Si pensi all'opposizione tra civiltà e barbarie o tra europeo e africano, nel nostro caso tra europeo e albanese, posture che hanno definito in maniera esplicita la distinzione tra arte pura e arte indigena. Quindi il fatto di poter discutere e analizzare tutte queste problematiche all'interno di un dialogo tra artisti e ricercatori, qui oggi, mi sembra dunque una delle prospettive di ricerca per il futuro che io vorrei naturalmente continuare, più interessanti da esplorare. Dunque, a partire da questo approccio metodologico, che bisognerebbe dunque rileggere le tracce della mostra e il loro indiscusso potere simbolico. Reputo dunque che solo attraverso un dialogo fruttuoso tra restauro e rilettura storica sia possibile immaginare un futuro per il padiglione d'Albania nella civiltà mediterranea, abbandonato nel 1943 e poi trasformato nel padiglione nuovo nel 1952 in quello che era all'epoca il padiglione italiano del lavoro in Oceania, all'interno di questa mostra triennale del lavoro italiano nel mondo. Le vicende poi che ci separano da quest'ultimo evento ci hanno lasciato una struttura abbandonata e pericolante, ma questa è tutta la storia. Grazie. Grazie Alessandro per l'interessantissima presentazione. Io ho avuto modo di leggere il tuo contributo pubblicato un tempo fa e devo dire che è veramente molto, molto interessante, anche perché insomma, pone l'accento su un aspetto non così conosciuto, insomma, del modo con quale l'Albania rientra intorno ad una rappresentazione del destino imperiale d'Italia e di un'Italia proiettata sul Mediterraneo. Quindi sicuramente molto interessante, così come trovo assolutamente condivisibile questo auspicio di una crescente collaborazione tra storici dell'architettura, storici dell'arte, per quindi rimpadronirsi a pieno della verità, che è verità linguistica discorsiva, una verità iconografica, artistica, materiale, no? del periodo, in particolare del periodo fascista. Insomma, su questo contributi molto importanti sono stati di recente, alcuni quelli che tu hai ricordato, ai quali aggiungerei anche per esempio i lavori di Giuliano Tomasella, fondamentali, e quelli della sua allieva Priscilla Manfredi, la quale abbiamo pubblicato in una trieste di Core d'Oltremare. Che è una raccolta veramente straordinaria della presenza dell'Africa e dei temi coloniali dell'arte italiana degli anni 30 e 40. Quindi Giuliano un po' l'invitato, ma organizza oggi stesso un convegno in Germania, quindi non è tutto. No, perché l'evento di vista molto volentieri, sì. Abbiamo avuto modo di
di Siago ha presentato il suo libro a Paolo, insomma, quindi cioè, ecco, è uno dei contributi a mio avviso che hanno proprio aiutato a fecondare, no? Questa stagione di studi che ci ha aiutato, ci sta aiutando a scoprire l'importanza dell'eredità coloniale nella cultura della mia comunità, della mentalità italiana. Solleciterei domande dal pubblico, se ce ne sono, prego. Prego, microfono. Devo comunque dire che grazie a questo amico che ora mi fa una domanda, che io ho scoperto l'Albania, mi sono appassionato dell'Albania e ho iniziato a studiare l'Albania. Quindi è grazie a Erma. Alla Sala. Intanto, fine anni 20, Tirana era una città, non era una città, diciamo. Con l'arrivo poi degli italiani, dei fascisti che hanno fatto tutto per lavoro e tutti quei edifici che poi si è in vita. La mia domanda, non so se lo sai, su il teatro che ha buttato giù negli ultimi anni, ha un valore storico quell'edificio lì? Cioè ormai è questo, ma la questione è, ha un valore storico? Per chi? Per la società. Per la società albanese lo aveva. Perché come... Lo sai che a Tirana c'è stato un dibattito enorme? Sì, sì. Il nostro amico diceva che andava, non c'ha un valore ovviamente. Il nostro amico in realtà è il primo ministro albanese di Rama, che è il primo ministro e artista contemporaneo, esposto in biennali internazionali, esposto anche da Galleria di Fondamentale, eccetera. Prima è stato sindaco di Tirana, poi, ma comunque era il ministro che abbiamo diventato, che parlerà dopo. In realtà il valore architettonico di questo edificio è importante dal momento in cui si fa tutta la lettura storica della presenza di questo patrimonio, di questo definito difficile, un'eredità difficile, dissonante, eccetera. Ma nel caso albanese, che è molto paradossale, il susseguirsi di regimi totalitari diversi, quindi io parlo dell'occupazione fascista, ma poi, e quello lo sai meglio di me, tutto il periodo che è stato marcato dal comunismo di Anderoccia ha quasi fatto rimpiangere paradossalmente il passato coloniale italiano. Quindi è solo da qualche anno che si inizia a usare parlare di colonialismo italiano in Albania con gli albanesi. Perché per tutta una generazione di gente che ha vissuto il comunismo, quella passeggiata sul viale dell'impero, che poi è diventato Boulevard di Smolenski Convent, era una sorta di boccata d'aria rispetto a un regime totalitario. Quindi c'è tutto un lavoro storico sulla continuità di questi regimi che va fatto. Quindi è per questo che tutte le vive proteste in difesa del teatro vanno lette a partire dalla stratificazione storica che ha marcato Tirana, che ha marcato l'Albania, che ha segnato proprio in maniera definitiva l'Albania. E questo è interessante perché il rapporto diacronico che si può leggere a partire dal dialogo, basti pensare al palazzo del primo ministro, che erano gli uffici dove potenziali, sui quali il padre di Tirana ha messo un basso rilievo di stile realismo socialista, e oggi ci sono installazioni di Philippe Parrenot che non dialoga minimamente al Philippe Parrenot, artista contemporaneo, che non ha nessuna idea della stratificazione che questo edificio porta in sé. Sono problematiche, per questo che secondo me lavorare sull'Albania, sulla storia urbana e politica, sociale, artistica di questo paese è estremamente interessante per leggere e scrivere la storia del Francesco. Comunque Raimo ne parlerà dopo di forme di attivismo e di protesta attraverso la comunità. Forse sono interessante anche il confronto tra il quale parlavamo con Medani stamane, che era con noi, il nostro dottor Nave, che è il direttore del Centro del Patrimonio ad Asmara, dove
ha partecipato lui a questa domanda all'UNESCO di classificare gli edifici del fascismo italiano a Smara come patrimonio del mondo World Heritage. E diceva Medani che al di là di chi l'ha progettata l'architettura o dal fatto che oggi certe parti del governo italiano possono anche dire che a loro sembra strano che la Smara può chiedere questa classificazione, che per loro è stato veramente in qualche modo molto importante per la trasformazione della società. Sono comunque state persone eritree che hanno collaborato, portato avanti, e che la versione della modernità che è stata portata attraverso questi edifici è stata creata, interpretata comunque nel contesto lì, dunque, che vogliono interpretare, leggere e rileggere questa storia che si incarna in questi edifici nel loro contesto, chiaramente, e rivendicare anche come loro sia la storia che mi metto oggi di queste architetture. Poi avevo una domanda che era se potevi raccontare un po' cosa c'era dentro al padiglione italiano del lavoro nocciano. Io purtroppo non sono riuscito a continuare gli studi del padiglione italiano del lavoro nocciano, mi sono limitato allo studio sull'Albania, quindi non si può. Esistono tracce? Sì, negli archivi della nostra corte marcia c'è tutto un fattore sul padiglione italiano del lavoro nocciano, ma che io non ho consultato. Interessante, sì, questa cosa. Sì. Immagino bene un artista che potrebbe in qualche modo speculare su questa trasformazione, queste due geografie nel senso. E poi comunque Leone Bianza ci aveva detto che era sede dell'Israel, dell'istituto, non mi ricordo, fino agli anni 2000, quindi poi è stato trasformato questo padiglione in uffici, però io mi sono veramente limitato al periodo coloniale fascista. Grazie. Cosa ne sa? Bene, se non ci sono altre domande, direi che possiamo fermarci qua per la prima parte di questa giornata. E direi che, se non suonassi un po' ironico, direi che siamo caldi per la seconda parte. Sarà ancora più interessante, se possibile. Grazie.